La vicenda di oggi è una vera e propria tragedia che segna non solo la comunità di San Zenone degli Ezzelini, ma tutti i veneti, perché non siamo abituati a fatti da Far West. In primo luogo, però, voglio esprimere il mio cordoglio alla famiglia del signor Piva, che ha perso la vita in circostanze atroci, oltre alla vicinanza e la solidarietà a tutti coloro che sono stati aggrediti e feriti. Lo dice il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, in merito agli incidenti avvenuti questa mattina nel Trevigiano, in cui ha perso la vita anche un ciclista di Doria. Un plauso va all'arma dei carabinieri e a tutte le forze dell'ordine che hanno condotto le indagini, collaborato in queste dinamiche assurde e assistito le persone coinvolte negli incidenti. È tutto incomprensibile, il ragazzo ora già noto con precedenti e quindi spero che nelle prossime ore venga fatta chiarezza. Non possiamo accettare fatti simili perché siamo una comunità rispettosa delle regole e che soprattutto non intende omologare certe condotte che superano ogni limite. In questo caso ci vuole un approccio rigoroso ed esemplare nei confronti di questa persona che oggi ha strappato la vita ad un ignaro ciclista e procurato altri infortuni. Non possiamo liquidare il tutto come un semplice atto di follia perché sarebbe ingiustificabile e riduttivo. Servono pene esemplari perché quello di oggi è un fatto incomprensibile, inammissibile e intollerabile.